Dalle pagine Le streghe lucenti, Ceore dice: Se sei una donna forte, proteggiti dalle bestie che vorranno nutrirsi del tuo cuore. Usano tutti i travestimenti del carnevale della terra, si vestono da sensi di colpa, da opportunità, da prezzi che si devono pagare, non per illuminarsi col tuo fuoco, ma per spegnere la passione, l'erudizione delle tue fantasie. Non perda l'empatia, ma temi ciò che ti porta a negarti la parola, a nascondere chi sei, ciò che ti obbliga a essere remissivo e ti promette un regno terrestre in cambio di un sorriso compiacente. Se sei una donna forte, preparati alla battaglia, imparare a stare sola, a dormire nella più assoluta oscurità senza paura. Che nessuno ti tiri una fune quando ruggisce la tormenta a nuotare controcorrente. Educati all'occupazione della riflessione e all'intelletto. Leggi, fai l'amore con te stessa, costruisci il tuo castello, circondalo di fossi profondi, però fagli ampie porte e finestre. È necessario che coltivi grandi amicizie, che coloro che ti circondano e ti amano sappiano chi sei. Che tu faccia un circolo di roghi e accenda al centro della tua stanza una stufa sempre accesa, dove si mantenga l'ardore dei tuoi sogni. Se sei una donna forte, proteggiti con parole e alberi. E invoca la memoria di donne antiche. Fai sapere che sei un campo magnetico, proteggiti, però proteggiti per prima. Costruisciti, prenditi cura di te, apprezza il tuo potere, difendilo, fallo per te. Te lo chiedo in nome di tutte noi. Gioconda Belli, attraverso Anna Maria Conte. Ciao, Eurodice. Ciao, streghe.